privati per farsi dare una mano. Ma l'impegno è riuscire a garantire un servizio di accoglienza. Il secondo è un patto fra i centri per l'impiego e gli intermediari privati per orientare e tutorare i giovani in modo che facciano un'esperienza di lavoro, di tirocinio, di stage o di apprendistato. Qui l'apprendistato oggi è stato messo in evidenza che nella legge si dice che lo strumento principale, una sostanza, è l'ultimo dalla graduatoria. E che questa esperienza possa essere fatta attraverso l'utilizzo di un sostegno finanziario, non so come lo si chiamerà, ma che consenta di gestire questo processo in maniera tale che abbia successo. Sarebbe opportuno che ci fosse un intervento aggiuntivo delle regioni, soprattutto del Mezzogiorno, per un'adeguata presenza di intermediari, che ora, come avete visto dai dati da Sorcioni, la situazione è molto, non solo arlecchina in tutta Italia, ma nel Mezzogiorno è più deficitaria, non solo sotto il profilo della struttura dei centri per l'impiego, ma anche di intermediari privati. E quindi ci sarebbe bisogno, per dare credibilità operativa al progetto, di inventarsi qualcosa che assicuri lo zuccherino perché si rafforzi la presenza degli intermediari privati. Ovviamente l'occasione sarebbe stato troppo emergenziale se non avessimo ipotizzato anche l'apertura di una finestra sul discorso strutturale ed è di prospettiva dei centri dell'impiego. E la nostra proposta è stata elaborata in tre pezzi. Primo, ridefinire meglio il mestiere dei CPI. Io dico, devono diventare gli eta beta del mercato del lavoro, non quello che fanno tutto, che sulla carta fanno tutto, poi non fanno niente, o fanno poco, fanno a secondo di che tipo di gente, di personale si ritrovano. La prospettiva deve essere, per la qualità del mercato del lavoro futuro, dei soggetti che siano una sorta di eta beta del mercato del lavoro. Vi rimando a quella slide che ha presentato la Battistoni, dove fa vedere il centro dell'impiego e gli interlocutori che deve avere, cioè un soggetto capace di parlare con le scuole, con l'università, con i rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, degli intermediari del mercato del lavoro, e quindi non il tuttofare del mercato del lavoro, ma il tutto coordinare e orientare del mercato del lavoro. La seconda è che le regioni, e siccome questo implica qualità del personale e capacità strumentale, quindi strumenti capaci di poter agire, l'occasione è quella della programmazione per il 2014-2020 dell'intervento UE per il Fondo Sociale, in maniera tale da appostare risorse nella programmazione regionale finalizzata ai servizi dell'impiego, lasciando ovviamente sullo sfondo la discussione, che non vorrei che si apra minimamente qui, se poi questi servizi per l'impiego saranno coordinati, organizzati, comandati da un'agenzia nazionale oppure no, ma questo ve la vedrete come fra il Parlamento e le regioni, se la vedranno, per vedere di ridefinire, cioè, anche in funzione del superamento delle province, eccetera. Quindi questo pezzo di discussione dovrà avvertire sul fatto: ce la facciamo a far partire nel 2014 il programma Youth Guarantee, così come stanno le cose? Perché
Letta ne ha fatto una bandiera per l'Italia a livello europeo, come ha dimostrato prima, come ha messo in evidenza prima la Battistoni, le risorse non sono strabilianti, quindi bisognerà fare delle selezioni. Il problema è però organizzare il tutto in maniera tale che si possa partire il più presto possibile. E soprattutto capire anche dagli interlocutori che ci sono a questa discussione che cosa serve per oliare bene questo meccanismo, per non farlo diventare un banale bonus, che l'importante è che sia dato e speso. E poi mi si conviene di valutare se è ragionevole ripartire dalla mission dei centri per l'impiego per consolidare il sistema pubblico-privato di governo del mercato del lavoro. Non vorrei riaprire qui una discussione che se deve essere più il pubblico o più il privato, che mi sembra una discussione inutile da fare, e il problema è la migliore integrazione fra questi due soggetti che devono operare nei territori. Il vantaggio di questa discussione è che attiene al fatto che è un problema solo di volontà, non c'è bisogno di leggi. Per fortuna su questo pezzo non c'è bisogno di dire ci vuole la legge, per cui se punti ci vuole la legge gli vengono i brividi e dici chissà quando succederà. Qui c'è bisogno della legge, c'è bisogno di volontà. Quindi io penso che in un paese che ha i problemi che ha, riuscire a dimostrare che è possibile costruire qualche prospettiva non di lavoro certo, ma di opportunità di lavoro certa, è un segno di, questo sì, fra virgolette, di stabilità.